Logos Web Radio. Benvenuti su Logos Web Radio. In questa nuova puntata di Scrusciu Disturba il Silenzio ascolteremo l'intervista fatta a Rosanna Attanasi e Annarita Naselli, che partecipano nella provincia di Pistoia al progetto Alba Chiara. Rosanna ci parlerà di questo percorso e in particolare delle iniziative mirate alla sensibilizzazione sulle tematiche mafiose, mentre Annarita ci parlerà delle sue impressioni nel raccontare di mafia in Toscana. Vi volevo chiedere innanzitutto a Rosanna Attanasi di che cosa si occupa Alba Chiara e soprattutto in cosa consistono le vostre attività collegate appunto alle questioni della legalità e alla lotta alla mafia, alla sensibilizzazione sulle tematiche mafiose, insomma. Allora, innanzitutto Alba Chiara è un percorso nazionale che tratta di cittadinanza, ancora non ha una forma giuridica. Noi facciamo parte di Alba Chiara in quanto la nostra associazione, il Pozzo di Giacobbe, ha aderito al percorso Alba Chiara. Noi quest'anno, insomma, fanno parte 9 territori da parte di tutta la nazione, tutta Italia. E Alba Chiara, diciamo così, nasce dal campus di Montecatini del lontano 2004 ed è fondata praticamente su 8 parole, tra cui una di queste è proprio legalità. Quindi cosa fa Alba Chiara nei territori? Fa cittadinanza, fa legalità attraverso le varie associazioni, attraverso le varie persone che aderiscono appunto al percorso Alba Chiara. Partecipa alle giornate della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie dal 21 marzo di ogni anno. Quest'anno Alba Chiara, in quanto a legalità e alla lotta contro la mafia, sta appoggiando un ragazzo, un fotografo, uno scrittore che si chiama Davide Cerullo, che è venuto al campus di Montecatini nell'ottobre 2010 e ci ha presentato la sua storia. Praticamente lui è un ex camorrista e ora si è pentito, insomma sta lottando anche lui contro la mafia, contro la camorra, perché lui è di Napoli, è vissuto dall'età di 6 anni, è cresciuto nel quartiere di Scampia e ha ricevuto, facendo vedere le sue foto, facendo, insomma, con il suo libro, ha ricevuto delle minacce a livello mafioso, e quindi noi con Alba Chiara stiamo sostenendo lui. Poi, insomma, facciamo tantissime altre cose nei nostri territori, facciamo dei laboratori, da quest'anno facciamo dei laboratori all'interno delle scuole, parliamo di antimafia, parliamo di legalità, parliamo di eutanasia, parliamo di tante cose interessanti, diciamo così. Volevo chiedere invece ad Annarita se ha riscontrato, insomma, un certo interesse nel parlare di questioni legate alla mafia in questo territorio, in cui, nonostante ci siano, se non ricordo male, 5 beni confiscati alla mafia, insomma non è che sia un argomento all'ordine del giorno. E poi volevo anche sapere i problemi appunto nel parlare di mafia in questo contesto. Allora, per quanto riguarda l'interesse dei giovani a parlare di mafia, io direi che sono sempre all'inizio spaesati, però poi, facendo appunto momenti di confronto e sensibilizzandoli, si arriva sempre a vedere che sono interessati. Tra l'altro la Regione Toscana aveva fatto anche un'indagine IARD qualche anno fa e proprio vediamo alla base proprio dei bisogni dei giovani, che erano stati definiti bamboccioni, c'è proprio il discorso di giustizia sociale, bisogno di legalità. E quindi come territorio i giovani penso siano molto interessati. Come interesse al parlarne, i territori ne hanno voglia, anche le istituzioni. Il problema è un po' la conoscenza e la coscienza del territorio, di avere 4 beni confiscati più un box, quindi quinto bene, e non c'è una partecipazione ancora veramente concreta o una grande mobilitazione intorno al riutilizzo, e anche da parte degli enti c'è ancora un po' da cercare di capire come riutilizzarli e come e con chi soprattutto. L'intervista è stata curata da Andrea Casati. Un saluto da Andrea Casati. Blogs Web Radio, www.ilblogos.it.